Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla seconda fase della puntata numero 8 del Club della Scommessa. Dovevano pronosticare con un commento due partite a testa dei campionati principali, come Spagna, Francia, Germania e Italia Serie A, come da regolamento, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 1 a lunedì 4 marzo. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 8. Adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante è Giuseppe Fascilla, che ha pronosticato Nizza Recic Strasburgo gol a 2,15 e Lyon Tolosa over 2,5 a 1,55. Poi abbiamo Andrea Campese, che ha pronosticato Huesca Siviglia x2 over 1,5 a 1,52 e Genoa Frosinone 1 a 1,64. Poi abbiamo Cosimo Di Viccaro, che ha pronosticato il Napoli Juventus gol a 1,75 e Milan Sassuolo over 1,5 casa a 1,55. Vincenzo Colucci e Gianni Carbone non hanno pronosticato le loro partite, dunque sono eliminati da questa fase. Poi abbiamo Cosimo Colucci con Wolfsburg Werder Brema 1x over 1,5 a 1,56 e Spal Sampdoria gol a 1,80. Poi abbiamo Carlo Rizzi, Lazio Roma gol a 1,53 e Marsiglia Saint-Étienne 1 a 1,85. Giuseppe Di Benedetto, Lilla Dijon 1 a 1,55 ed Empoli Parma gol over a 1,55. Fabio Crudele, Real Madrid Barcellona multigol da 2 a 4 a 1,50 e Atalanta Fiorentina multigol da 2 a 4 a 1,45. Poi abbiamo Vito Antonio Rizzi, Cagliari Inter 2 a 1,80, Real Sociedad Atletico Madrid x2 over 1,5 a 1,72. Andiamo avanti. Poi abbiamo Ruggero Marzocca, che non ha pronosticato le proprie partite, dunque viene eliminato da questa fase. Successivamente abbiamo Angelo Di Corato, che ha pronosticato Augsburg Borussia Dortmund 2 a 1,65 e Caen Paris Saint Germain parziale finale 2-2 a 1,75. Infine abbiamo Francesco Buono, che ha pronosticato Bayern Leverkusen Friburgo 1 a 1,45 e Stoccarda Hannover 1 a 1,70. Le partite pronosticate sono, vediamo un po', 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, sono 20 partite. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per tutti i partecipanti di questa fase sarà un tablet 4 GB di RAM. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!